Siamo tutte e due. Madonna, ma te mi copri, cioè in confronto certo, io così non rimane. sembro niente. Ok, parti prima te con le tue robe, cioè No, introduco prima presenti, cosa te. urli? Sì, introduci prima Ok, dai, te, che io sto cosa già devo dire? registrando, stiamo prendendo. Ma niente, dai, magari io parlo di più, però tu di qualche cosina, non fare la... Ok, vabbè, Io dico che non partiamo. sono abituato a comprare queste robe, però ho avuto la Va bene, fiducia. e neanche apparire in video. Ok. Allora, uno, due, tre. Ciao fanciulle! Ciao Maschetti! Allora, come potete leggere dal titolo, oggi facciamo un video, anzi faccio un video un pochettino insolito, nel senso che vi mostriamo quali sono appunto gli acquisti che abbiamo fatto insieme. Penso che possa essere un video nuovo, carino, divertente e che magari possiate guardare anche voi insieme ai vostri fidanzati, magari prendere un pochettino spunto, non lo so. Comunque ci piaceva l'idea di far vedere i nostri acquisti. Lui ovviamente è il mio fidanzato, l'avete già visto qualche volta anche tipo nel vlog a Parigi, qualche volta di sfuggita è apparso in qualche video, comunque si chiama Simone. Simone. E partiamo subito appunto con i suoi acquisti, quindi vi facciamo vedere che cosa ha comprato lui. Ultimamente si sta dando parecchio allo shopping e la cosa mi fa molto piacere. Innanzitutto, ciao a tutte. Per me è una cosa veramente nuova stare qui davanti a tutti voi, ma coinvolto Giovanna, lo faccio con molto piacere. Però devo fare una premessa: non sono abituato né a stare davanti a una videocamera e soprattutto a mostrare quello che compro. Altra cosa nuova, vi faccio vedere come ho cercato di risparmiare qualcosa comprando in catene non tanto di marche firmate, ma con della qualità, prezzo L'opposto. esatto, molto valido secondo me. Allora, da cosa cominciamo? Comunque, Iniziamo. per intenderci, abbiamo fatto acquisti quando lui dice appunto marchi non troppo costosi, H&M piuttosto che OVS, e lui Esatto. non è abituato ad andare solitamente a fare shopping lì, non voleva neanche andare a guardare in quei negozi perché lui magari gli piace comprare quelle due o tre cosine che costano un pochettino di più, fatte di più per il Firmate, verso, sì. sì, firmate che durano di più, però ultimamente si sta avventurando anche in questi Sì, nuovi vi mostrerò anche negozi. due acquisti con due paio di scarpe di marca E che dai, io facciamogliele amo, vedere. che vi faccio vedere che affare ho fatto proprio oggi pomeriggio. Vi faccio vedere l'ultima arrivata e sono queste scarpe qua. Vi faccio vedere prima di tutto per chi conosce la linea, il nome. Queste si chiamano Leather Crown. Crown. Questa è la scarpa fatta Fatta così a così a stivaletto. stivaletto alta con la possibilità chiaramente di avere la ciniera. Non è una televendita, sembra che stia facendo una Cosa tele. so, Stai e tranquilla. dentro non è pelo, è cotone, quindi può essere indossata, portata 12 mesi durante tutto l'anno. Questi ragazzi avevano questo paio di scarpe, aveva un costo di, Non si vede. non si vede, ma 279 euro. È un modello dell'anno No, scorso. due. Ah sì, due 279 settimane. è un modello dell'anno scorso che io ho trovato in offerta al 50%, E ha avuto il quindi culo di deve trovare avere il proprio il suo numero. numero, perché a me Esatto. queste cose non succedono mai. Magari trovo le cose che mi piacevano tanto, che costavano tanto al 50, ma non c'è mai la mia taglia o il mio Esatto. numero, invece l'ho avuto questo culo. E comunque sono molto belle, cioè comunque sono il classico tipo di scarpa che negli ultimi anni... Dove vai? Vai, vai. Che negli ultimi anni, cioè, vanno tantissimo. È un pochettino, diciamo, che da quando è riesploso il boom delle Converse, poi tante altre case, magari con tessuti diversi, con fantasie diverse, ha comunque rilanciato questa Sì. forma qui a stivaletto, con la cernierina di Io lato. ne avevo già un paio, me l'hanno presentata mio fratello che le aveva già prima di me e vi assicuro che è un modo di indossare una scarpa Ma sono completamente comode. diverso, non pesa niente, sono tutte fatte a mano, ok? Quindi tutti questi colori che potete notare sono che Sei tecnico, potete bravo. notare, sono tutte difetti, tra virgolette, Sì, di è il classico produzione. lavoro fatto a mano, che quindi non Esatto, non sarà c'è mai mai una uguale, scarpa uguale all'altra, perfetto. già la sinistra è diversa dalla destra. Va bene, passiamo al prossimo paio perché altrimenti viene un video di 2 giorni. Esatto, l'altro paio, queste sono Non le le mettere sul mie. tavolo Come però. no? Ve le No, metto, tienile in allora le mano. tengo in mano, Ah, sono che queste. cavolo. Ok, le New Che Balance, mettile di là, è le così New non si Balance, vedono. marca ormai straconosciuta a tutti. Questo bel colore Il verde. verde, a parte essere rinominato Verde Speranza, è uno dei miei colori più belli, preferiti. Non è Diciamo ambiti anche, perché non è sì, facile cercare, trovare un verde, esatto, accostabile. che possa essere abbinato
a quasi tutto. Qui c'è la possibilità addirittura anche di avere dei lacci bianchi che New Balance ti dà già nella scatola. Però sono belle così perché Sono, fanno proprio tanto esatto, il contrasto, questo contrasto. verde con questo blu elettrico, sono dai qualcosa di Esatto, diverso. esatto. Chissà se anche magari i ragazzi che guardano appunto questo video hanno adocchiato queste scarpe o se sono nel loro genere. Fateglielo sapere a Simone che è Esatto, io ragazzi vi curioso. dico, sono stato combattuto per comprarmi due paia perché c'era un altro colore che aveva un contrasto molto curioso e bello. Gialli Ah, sì, erano? erano blu e gialle. Blu e Anche gialli. qua siamo riusciti ad avere una spesa sotto i 100 euro, 90-95 se E non mi queste però ricordo. sono della nuova collezione. Le leather di Adesso. prima appunto erano della vecchia Esatto, stagione, per quello esatto. erano al 50. Queste invece le potete trovare ancora tranquillamente. Noi le abbiamo prese da Athletics World Sì. Lab e quindi, cioè, se andate a vedere le trovate assolutamente perché sono proprio di questa nuova stagione. Vamos. Poi, siccome sono sportivo, ma per lavoro devo anche adattarmi a esigenze un po' Sì, sull'elegantino, per occasioni un po' cosa più sì, formali. più formali, poi magari in seguito vi dirò anche che cosa mi occupo io, di che cosa ho iniziato a occuparmi. Vi faccio vedere una serie di camicie che ho preso, che spero di utilizzare al Io vi 100%. assicuro che vedere Simone con la camicia non è una cosa di tutti i giorni perché è il capo più odiato da Simone, però Esatto. ultimamente si Però deve mi piace molto adeguare. l'abbinamento jeans, scarpe nuove e camicia. Ne ho prese tre perché c'era un'offerta dove acquistandone due, la terza Dove le hai prese queste? all'OVS Ok. e la terza veniva solamente 1 euro, chiaramente sul prezzo più Più basso delle basso delle tre. tre, sì. Questo mi alza perché facciamo vedere bene. Diciamo che sono camicie tutte, non sono le Sì. camicie proprio eleganti da uomo giacca e cravatta, sono delle camicie moderne, magari per il ragazzo, Esatto, appunto, sono camicie che però non vanno e non sportivissime. larghe, che Si io a possono me piacciono adattare. molto mettere sopra i jeans. Come si fa a vedere mostrare una camicia se Ah, non no, vabbè, addosso? niente. No, vabbè, la fai vedere così, fai vedere un attimino la fantasia, che adesso non so se dalla videocamera si vede bene, comunque è questo blu notte. E questo blu Esatto. navy con queste piccole decorazioni, questi piccoli disegni sono quasi dei puntini, forse così si riesce a vedere. Comunque, appunto, come diceva Simone, sono molto carine perché Perché sono addosso sportive. sì, sono quel passepartout, nel senso che si possono utilizzare per delle occasioni un po' più casual, ma anche per delle occasioni più eleganti. E comunque hanno un bel taglio, una bella forma, rimangono Sì, abbastanza esatto. da lentine. Sono quelle un pochettino più lunghine che arrivano appunto al di sotto della schiena. Quindi sono Sì. molto versatili e sono molto Adesso carine. ne faccio vedere uno addosso. Stupende, le abbiamo Questo appena lavate, quindi sono tutte ancora da stropicciate, le stirare. dobbiamo ancora stirare. Comunque, vieni più in qua per farvi capire più o meno questa è la vestibilità. Se magari vai più avanti di là, ti vedono. Ecco, bravo, sulla porta. Ti vedono Ok. meglio. Ciao. Vabbè, non guardate ovviamente la maglia righe sotto, Non sente non assolutamente c'entra niente, ce niente, l'aveva però. adesso. Però più o meno la vestibilità è questa. E Esatto, anche adesso. questa qui ha dei piccoli disegnini simili a quella che vi ho fatto vedere Sì, adesso, sono però dei si vede bene. puntini celesti, bianchi. E E poi poi, chiaramente la terza è la questa. bianca che ho già, ma mi è piaciuto molto questo contrasto sul collo. All'interno. Ok, E anche nella all'interno. manica. No, la manica, Sì, ah, c'è esatto, anche anche qua nel nella manica. risvolto con la manica mi è piaciuto molto, e anche qua c'ha dei puntini scuri che fa un bel contrasto. Sì, è a pois proprio piccolini Esatto. piccolini. Ok, i Ok, prezzi poi. io adesso non ce li ricordiamo, Sì, magari se qualcosa vi me ne interessa ricordo. lo Siamo. riscriviamo dopo nel box info Va sotto, bene. così dopo Ultima rimane cosa, tutto. che poi vi lascio a Giovanna, però sono stato io quello che ha fatto la spesa più ricca. È Sì, lui stato. ultimamente Ah. incredibilmente sta spendendo più di me, sta facendo più shopping lui. L'ultima cosa è Bene, stato questo pullover, se poi fine bene. pullover o Sì. maglia, tieni giù, che c'ha questo lavoro, Così. E esatto, è una manica a destra e a sinistra anche e sotto. sotto, e soprattutto, ah no, qui no, 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 niente, no, non c'è le ha lavoro su, fatte. ok. Mi piace molto il verde perché è un Ingigantisce. colore, ripeto, che amo, e Ma questo poi quest'inverno inverno va andrà bravo, dura moltissimo. Ed è un tantissimo. contrasto almeno diverso dal classico nero e blu Sì, scuro, dai, dai. non sono i soliti colori, ma la chicca La arriva chicca adesso ed è la più piccolina, ma ed è la più secondo me piccolina, ma spacca. la più originale. Sono orgoglioso di presentarvi per la prima volta il primo paio di calze che acquisto personalmente fuori dagli Stampate schemi, di esatto, di Simone. spugna di cotone. E sono esattamente queste.
adesso c'è un po' la moda di questi calzini, soprattutto i ragazzini, proprio noi non esatto. siamo più dei ragazzini giovinciali, siamo più grandi, però vanno tanto appunto queste calze così stampate, allora... Sì, sì. Dai, diciamo che io mi sono stancato, io indosso quasi 7 giorni su 7 jeans, e quando stai seduto, quando ti capita di tirare sul piede per ascoltare, per essere in eventi, in riunioni, al lavoro, in ufficio, ti capita sempre di tirare su una gamba e mi dava sempre fastidio fare vedere il calzino bianco scuro. Che è una roba che non si esatto. dovrebbe mai fare, piuttosto nero, grigio, ma il calzino bianco allora, del proprio è antistico. Voglio essere sincero, ho visto da Catalan, Alessandro Catalan, che mi ha colpito questa sua scelta di calzini durante lo spettacolo su Sky, dove variava sempre ogni serata il calzino. Io ho cercato un paio di calzini che mi potesse attirare. Quindi Simone si è cattelanizzato. No, non lo so. Dai, il ragazzo dove ho comprato le scarpe mi ha dato questo consiglio. Anch'io, te Sì. E adesso ci proviamo a fare un po' di abbinamenti. E bravo Simone, che sei andato allo shopping. Adesso vi faccio vedere i miei acquisti perché ha parlato tantissimo, non mi aspettavo che parlasse così tanto. E io ho comprato molta meno roba e ovviamente molto meno costosa. La prima cosa che vi faccio vedere è questa collanina bellissima che a me piace molto, di questa marca che si chiama Mickey's London, ve ne avevo già parlato, e si trova all'interno dei punti OVS. Non tutte però le OVS le hanno, e è questa collanina con queste piccole margheritine rosa con all'interno il brillantino, che è molto delicata, secondo me è molto carina, e costa 16,99 euro. Costicchiano un pelettino di più, però sono proprio carine. Io ho già diverse cose di questo marchio e mi piacciono, durano anche abbastanza. Poi ho comprato due smaltini della nuova linea della sì. È vero. Ho comprato due smaltini della linea nuova della Pupa, la collezione invernale, che è la Velvet Matte. C'erano anche ovviamente gli ombretti, i rossetti, però in teoria eravamo usciti tutti e due di casa, sia oggi che anche gli altri giorni, con l'idea di non comprare niente. Andiamo solo a vedere, ma si sa che andiamo solo a vedere poi per sì, mia casa. Sì, io vedi devo compri. Partire, il giorno di parto, io ho detto non posso spendere assolutamente niente, che è un viaggio da affrontare. Per fortuna. E invece... E comunque ho comprato questi due smaltini, appunto, che sono matte. Ho preso questo nero opaco che mi era piaciuto tantissimo, l'avevo già visto nelle anteprime ed è il numero 01. E poi ho preso questo color borgogna molto scuro, quindi una colorazione molto invernale, ed è la numero 2. Poi ovviamente in un altro video magari vi mostrerò le colorazioni e vi parlerò un pochettino della durata, eccetera. Poi, rimanendo invece in tema abbigliamento, e ho comprato oggi questa gonnellina così elasticizzata. Anch'io, come vedete, mi sono data molto a questo tipo di verde perché, credetemi, cioè, quest'inverno lo si vedrà spesso. E è di questo tessuto che penso proprio sia cotone, adesso non lo so comunque, ed è della compagnia Fantastica. Vi lascio magari nel box info il link per andare a vedere il sito, che non ho ancora guardato io, guarderò. E comunque mi piaceva tanto questo motivo, è una gonna che rimane anche abbastanza corta, un pochettino sopra le ginocchia, non è eccessivamente corta, e mi piaceva molto pensare appunto di abbinarla durante questo inverno. Poi ho comprato qualcosina da... non abbiamo fatto vedere la tua maglietta! Dopo la facciamo vedere. Da H&M ho comprato questa maglina molto leggera, molto sottile, a righe, perché anche le righe quest'anno andranno tantissimo. Nelle ultime sfilate Vivian Westwood, eccetera, cioè proprio spopolano le righe anche quest'anno, ce le dobbiamo riappioppare, infatti anche la gonna comunque era a righe trasversali. E la cosa che mi è piaciuta di più è l'inserto qui in finta e copelle matelassé sopra le spalle, per il resto non è nulla di che, sotto rimane abbastanza svasata, però di per sé è molto semplice, ecco, per un look così un po' più casual da tutti i giorni. E poi sempre da H&M ho comprato questo maglioncino di questo rosa cipria con queste lavorazioni grosse, e rimane abbastanza cortino in vita perché arriva proprio giusto ai fianchi, ha un taglio anche questo molto aderente. Mi piacciono anche a me questi maglioncini, molto semplici da usare magari tutti i giorni per delle occasioni normali, senza appunto troppi fronzoli.
E oh, basta, io mi sa che l'abbigliamento è finito. Avevo preso due robe da Sephora perché era il mio compleanno, mi hanno mandato a casa una carne in regalo dove potevo ritirare in negozio un piccolo regalino che ti davano loro, e in più c'era la possibilità anche di raddoppiare i punti sull'acquisto successivo. Questo è quello che ti danno in regalo loro. Sono tanti piccoli gloss. Adesso, cavolo, è chiuso, non riesco a farlo vedere, vediamo se si apre. Sì, sono come le gommine, avete presente quando andavamo a scuola che c'erano tutte le gommine che si incastravano una sopra l'altro? Ti danno il regalo tutti questi gloss bellini, è la prima volta che lo apro, quindi non avevo ancora visto le colorazioni. E in più mi sono ricomprata le lime, perché io amo le lime di Sephora, queste qua, quella che da una parte appunto è nera e dall'altra è arancione, sono fantastiche, io cambio un sacco di lime, queste sono magnifiche. E poi ho comprato i nail patch, perché non te li avevo fatti vedere, di Sephora, io li adoro, mi piacciono anche quelli di Kiko, e ho comprato questi qua con questa fantasia azzecca. E poi l'ultimo acquistino che ho fatto oggi, che non c'entra niente con l'abbigliamento, non c'entra niente con il make-up, non c'entra niente con gli accessori, è un libro che adesso vi faccio vedere. Mentre Simone va a recuperare la sua maglia, che ci siamo dimenticati di far vedere, vi faccio vedere il libro che ho preso oggi, e si chiama 365 frullati vegan. E non vi so dire più di tanto, avrò intenzione di fare più avanti un video riguardante l'alimentazione, anche perché su Instagram tanti appunto mi chiedono se sono vegana, robe di questo genere, e ci tenevo a fare un video dove parlavo un attimino meglio appunto di come sono un po' cambiate le mie abitudini alimentari, sì, le nostre. E non siamo vegani, lo diciamo, però ci stiamo interessando tanto appunto a questo tipo di alimentazione, sì, sana, quindi nutrizione. Sì, nutrizione. Quindi oggi ho comprato questo libro su come appunto fare tutti questi frullati vegani, perché noi ultimamente ci stiamo dando tanto ai frullati sani che fanno bene. Niente, molto velocemente, perché mi sono dimenticato, questa è stata... E anche perché sta finendo il video. È l'ultimo, ma è stato il mio primo acquisto, è una maglietta D'HM stampata. Esatto. Manica corta, sì, stampata, mi è piaciuto il contrasto chiaroscuro, ed è una maglia che magari posso utilizzare anche sotto una camicia o sotto una camicia di jeans, di non jeans, le camicie che vanno a vedere da esatto, no, esatto. Prima che a casa dicono sotto una camicia quella. Esatto, beh, una maglia anche qua neanche 10 euro, ripeto, sì. Per me è una cosa stranissima spendere questi soldi per dell'abbigliamento, io sono abituato a qualcosa un po' più di marcato e di costoso, però proviamo, date fiducia alla signorina e vediamo. Ah, vabbè, sì. Ecco. Bene, quindi qua si conclude il nostro video, questi sono gli acquisti che abbiamo fatto in coppia, e fateci sapere appunto cosa ne pensate, esatto, di quello che abbiamo comprato, soprattutto Simone è curioso di confrontarsi un, esatto, pochettino con la popolazione maschile, vorrebbe anche lui qualche consiglio. Ma anche femminile. Sì, esatto, anche che femminile, anche perché femminile. Tanto i maschi sono sottoposti a giudizio femminile, le donne a quello maschile, esatto, quindi esatto. Fateci sapere se vi sono piaciuti la mia i nostri cravatta. Acquisti, sì, niente. Speriamo che questo tipo di video vi sia piaciuto. Se ne vorrete vedere altri insieme in coppia più avanti nel canale, basta magari chiedere. Esatto, scrivetecelo nei commenti. Un bacio, ciao, 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 ciao a tutti. Bravo, basta, sudato.